Ciao ragazzi, ciao bellezze. È stata fatta una domanda molto sensata nel gruppo Facebook Segreti di Coppia e voglio riflettere insieme a voi su questa domanda. Perché a volte facciamo fatica a dire le cose come stanno al partner? Perché facciamo fatica a dire la verità? Allora, io penso che questa fatica di dire le cose come stanno è per varie paure umane normali. La paura magari di essere giudicati, presi per strani, perversi, pazzi, e questa paura di essere presi strani poi dopo deriva anche da un'altra paura: mi vedrà strana, perversa, diversa, pazza e si allontanerà da me, mi lascerà e io alla fine resterò da sola. Quindi la paura della solitudine, in fondo, nella nostra testa, nel nostro cuore, è la paura di rimanere sole. Oppure anche la paura di perdere qualcosa, perdere gli affetti, perdere le persone care, se quella persona ci lascia, si allontana, rimaniamo da sole. La paura di perdere le cose materiali, la sicurezza economica che abbiamo costruito insieme a questa persona o che la persona, il partner, ci dà. O magari la paura di perdere i figli, se abbiamo dei figli in comune, i parenti, gli amici in comune, insomma, tutte queste paure ci fregano, ci fanno sì che facciamo fatica a esternare, dire le cose come stanno. Ma quali sono quelle cose, quella verità? È abbastanza generica, le cose come stanno, la verità, sono parole molto generiche. Possono essere in questo caso, quello che facciamo fatica a dire al partner, un tradimento? Facciamo molta fatica a dirlo, a volte ci sfugge così o per sbaglio. Questa è una fatica, una cosa che facciamo fatica a dire. Oppure le fantasie erotiche, anche quelle facciamo molta fatica di dirle, di svelare, di confessare, perché ci prenderà per perversa, per strana, quindi si spaventa, si allontana e ti lascia, rimane da sola. Ok, un'altra cosa che possiamo aver paura di dire, facciamo fatica, è qualcosa che abbiamo combinato in passato, qualche avventura, qualche scelta che abbiamo fatto in passato e facciamo fatica a dirlo perché di nuovo ti prenderà per strana, per matta, quindi resterai da sola. Neanche qua, anche in questo caso, facciamo fatica a dirlo. Una grande fatica che facciamo a dire al partner è quali sono i sentimenti veri e attuali, nel caso di un matrimonio, di una coppia che è sposata, quali sono i veri sentimenti attuali, magari dopo 5-10 anni di matrimonio, anche di più. Magari quell'amore che c'era all'inizio, la passione, il fuoco, l'attrazione carnale all'inizio c'era, poi dopo questi sentimenti di amore, di passione si sono trasformati negli anni in amicizia, in condivisione, in affetto. Ecco, anche svelare i sentimenti di questo tipo facciamo fatica perché abbiamo paura di nuovo di rimanere soli, ci lascia e rimaniamo da soli. La mannaggia, la paura della solitudine. Allora, cosa possiamo fare per stare tranquilli? Perché non dire, a fare fatica ti mette un'ansia addosso, un'agitazione, hai paura che magari ti sfugge qualcosa all'improvviso e lo vieni a scoprire, oppure non riesci a parlare, essere te stessa con lui perché hai quella cosa che nascondi. Allora, cosa si può fare? A mio parere, ci sono cose che si possono dire e altre non si possono dire, è meglio non dirle, tenerle lì anche a costo di fare quella fatica per anni. Al limite, lo si dice proprio prima di morire, per morire sereno, leggerezza, con calma, con tranquillità, pulito, pulita. Ma le cose che sono e puoi dirle si dicono un passo alla volta. Questa è la maniera, il modo di dire per essere accettata, tra parentesi, presa come normale. Un passo alla volta vuol dire che gli dici un pezzettino. Parliamo l'esempio della fantasia erotica.
oppure anche delle cose che hai fatto e combinato in passato. Le dici un pochino, la fantasia erotica le dice: guarda, mi piace quel genere lì. Prendete il mio esempio da pazza che mi piace essere legata, vabbè, tanto, tanto pazza lo sono. Giudicatemi pure. Allora, anzi, tra virgolette, è una fantasia erotica di tantissime, tante, tante donne. Come l'uomo vorrebbe fare l'amore con due donne, le donne amano fare, sì, alcune con due uomini, ma tante, la maggior parte delle donne amano essere incastrate, legate, insomma. Poi c'è una, insomma, c'è una cultura dietro questa cosa qua. Ok. Per dire una fantasia, svelare una fantasia del genere o diversa da questa, lei dice: a me piace, mi stuzzica, sogno ogni tanto quando vedo delle scene di questo tipo, mi riscaldo un po', mi intriga un po', la mia fantasia inizia a galoppare, ok? Lei dice solo accenni qualcosa. Poi, dopo un po' di tempo, le aggiungi un altro dettaglio di questa fantasia. Perché farò a pezzettini e a pezzettini? Perché lo prepari mentalmente, psicologicamente ad accettare, ad assorbire, ad fare sua questa idea, fantasia e a provarla, a vederla come normale. Perché se le dai il tempo di ragionare e non le dai la mazzata in testa, le dici tutto subito, immediatamente, in 5 minuti l'hai detta, questo entra in shock, non ha il tempo per realizzarla, metabolizzarla, riflettere e vederla anche da altri punti di vista, da altre angolature, e ragionarci su e assorbirla, accettarla, farla diventare mezza normalità. Ok? Deve dare pezzettini e pian pianino lui la accetta. Anche perché gli dà il tempo di fare il confronto con se stesso. Anche lui sicuramente ha delle fantasie erotiche, o parliamo delle scelte, dei casini che ha combinato in passato, ha il tempo di fare il confronto con se stesso e metterti più o meno alla pari, al pari. Quindi gli dà il tempo di accettarla e metterla nella categoria normalità, questa fantasia o la scelta che hai fatto, l'azione che hai fatto in passato. Stesso meccanismo avviene anche nella società oggi. Ci vogliono proporre una cosa stranissima, cattiva, magari brutta, e la società ovviamente non è pronta, non accetta. Ce la dicono in varie notizie pian pianino, poi dopo iniziamo a essere indignati, commentiamo, critichiamo, ma pian pianino questa notizia viene assorbita dalla gente e entra pian pianino nella categoria, nella casella della nostra testa, quasi normale. Poi dopo diventa normalità. Sono dei meccanismi psicologici che le persone umane elaborano e accettano. Stessa cosa con quello che vorresti dire, ma fai fatica, lo puoi dire a pezzettini. Le cose che non vanno dette, secondo me, a mio parere, sono i tradimenti. Quello rischi davvero che l'umano, il partner che hai davanti a te, non è pronto, ma la maggior parte di noi non siamo pronti ad accettare un tradimento. Quindi dividere la donna, in questo caso parlo per le donne, con altri uomini. Noi siamo fatti per vivere in coppia, per adesso, questa società, questi umani di oggi, e non accettiamo la condivisione e poi ritornare di nuovo insieme e avere gli stessi sentimenti di prima. Non siamo pronti, quindi il tradimento per me è meglio non dirlo assolutamente, anche a costo di tenerlo, di faticare, di essere confuso, a tenerti questa notizia dentro, ma magari dirlo prima di morire, ecco, lì ti alleggerisci, lì muori in pace. Ecco, alcune notizie, verità, cose che hai paura, fai fatica a dirle, li dici, ma a pezzettini, così ti accetta pian pianino. Altri proprio è meglio di no, ok? Voglio sapere da voi cosa ne pensate su questo argomento, cosa avete vissuto di qualcosa di simile. E leggerò e commenterò insieme a voi. Le ragazze che sono ancora confuse e non sanno come comportarsi in questo caso, c'è la consulenza gratuita e informativa con me e sarò molto volentieri insieme a te per mezz'ora per ascoltarti e darti già le prime dritte come funziona nel tuo caso quella situazione e come funziona il percorso Mi amo per amare che faccio con le ragazze per trasformarle, per migliorarle, per cambiare affinché siano serene e felici in coppia, senza tabù, senza paura. Essere finalmente serena e felice. Un bacione, al prossimo.